Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento del giornale di TVR Xenon. Apriamo subito con una notizia davvero interessante ed unica per la storia della regione siciliana. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana non dovranno più passare dal vaglio preventivo di legittimità costituzionale del commissario dello Stato. Lo sancisce la sentenza 225 della Corte Costituzionale, relatore Sergio Mattarella, depositata oggi presso la cancelleria del Palazzo della Consulta. La Corte Costituzionale in pratica ha dichiarato illegittima la norma dello Statuto Speciale che prevede il controllo preventivo delle leggi, ritenendo che anche in Sicilia deve essere attuata la riforma costituzionale del 2001, articolo 10 del titolo 5, e come del resto delle regioni italiane, il ricorso alla consulta dovrà avvenire dopo la pubblicazione della legge regionale, salvaguardando gli effetti maturati. Era stata la stessa Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Secondo la consulta, il peculiare controllo è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'articolo 127 della Costituzione. E in merito a questo, l'onorevole Musumeci, esponente di centrodestra, ha dichiarato: "Nessun entusiasmo, i controlli, anche quelli successivi alla pubblicazione della legge, non dovrebbero far paura ad alcun legislatore, anzi, quasi sempre sono una garanzia. Rimane ora aperta l'esigenza di riformare lo statuto e adeguarlo al mutato contesto normativo." Cambiamo argomento, parliamo di sanità. È in corso di esame alla Commissione Sanità dell'ARS la rimodulazione della rete ospedaliera siciliana che prevede la costituzione degli ospedali riuniti in provincia di Catania 3, tra cui Caltagirone e Militello, per un totale di 135 posti letto. L'ultima parola però spetta all'ARS e a Caltagirone, dove brucia ancora la ferita della soppressione dell'azienda ospedaliera, ci si interroga sulle attuali condizioni della sanità, con forti critiche per il progressivo depauperamento accresciuto proprio dall'atto di morte dell'azienda nel 2009, ma anche con la volontà di arrestare il trend e di promuovere soluzioni che accrescano la qualità e quantità dell'offerta sanitaria. Per il senatore Giuseppe Compagnone occorre adoperarsi per far rilevare ai vari livelli le specificità della sanità calatina, a partire dalla lontananza di questo territorio da Catania. Secondo il deputato nazionale Giovanni Burtone, bisogna battersi perché gli ospedali riuniti di Caltagirone e Militello vengano riconosciuti come ospedali di primo livello, e ciò per garantire una prospettiva con una serie di branche e gli auspicati concorsi. Per il deputato regionale Gino Ioppolo, che ha tracciato un quadro dei lavori in Commissione Sanità, se si vuole difendere l'ospedale, bisogna intanto esigere che venga fatto funzionare al meglio, valorizzando le punte di efficienza come l'emodinamica e pretendendo il rafforzamento di altre come urologia e ginecologia. Il direttore medico di presidio, Maria Giovanna Pellegrino, ha ammesso situazioni di sofferenza per la carenza di personale, ma ha annunciato l'apertura dei nuovi attrezzati locali del reparto di malattie infettive e l'imminente trasferimento della medicina in locali assai più accoglienti e funzionali. E intanto c'è giunto un comunicato da parte della segreteria del PD, che esprime una preoccupazione per la situazione dell'unità operativa di urologia dell'ospedale appunto Gravina. Ad appena 48 ore, si legge nella nota, dal Consiglio Comunale straordinario sul tema sanità, che ha espresso forte preoccupazione per la grave situazione dell'unità operativa di urologia dell'ospedale Gravina di Caltagirone, assistiamo preoccupati al precipitare degli eventi. Dei 3 medici in organico, una unità si è assentata a causa di una malattia e da ieri le attività si sono praticamente paralizzate. Purtroppo, afferma la segreteria del PD di Caltagirone, anziché disporre il trasferimento provvisorio di un urologo da un altro nosocomio dell'ASP, si è assunta la decisione di ridurre le funzionalità dell'unità operativa solo a quelle ambulatoriali e in orari antimeridiani. A fronte di questa ulteriore emergenza che mina la già precaria funzione dell'unità operativa di urologia,
Riteniamo di dover richiedere un immediato intervento della dirigenza dell'ASP affinché venga tempestivamente ripristinata l'efficienza dell'unità di urologia con la copertura dell'assistenza medica 24 ore su 24 e venga tranquillizzata l'utenza del territorio sulla ripresa delle prestazioni sanitarie. Ricordiamo questo in un comunicato a firma della segreteria del PD di Caltagirone. Cambiamo argomento, una svolta per quel che riguarda i lavoratori del Bellini che sono stati ricevuti dal prefetto, appunto a Catania. Sono stati ricevuti dal viceprefetto, la dottoressa Monea, questa mattina i lavoratori del Teatro Massimo Bellini che da tanto tempo protestano per un diritto acquisito, il contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo anni di precariato. Il viceprefetto ha accolto le nostre richieste e ha condiviso le problematiche dei lavoratori. Pertanto ci ha informati che manderà una nota di sensibilizzazione al governatore regionale Rosario Crocetta, che con il CDA aveva assunto l'impegno di risolvere questa situazione, riferisce Antonio Santonocito, responsabile regionale SNAV aderente alla Confas. Commemorazione della strage di Gessolungo, ieri a Gessolungo appunto, nel fatidico infatti 12 novembre del 1891 vi fu un'esplosione e la miniera Gessolungo divenne la tomba di tanti padri di famiglia, giovani minatori e bambini in tenera età. Ieri la Valle delle Miniere si è popolata di un centinaio di bambini e ragazzi composti e curiosi che hanno reso onore a quei morti dopo aver partecipato in silenzio alla Santa Messa di commemorazione officiata da Don Pino La Placa presso la parrocchia di Santa Barbara. Molti di loro hanno portato fiori e hanno letto con attenzione i nomi di quanti sono stati sepolti sotto la nuda terra, stupendosi di trovare spesso omonimi e di non leggere invece i nomi di tanti bambini. Cambiamo argomento, parliamo del Consiglio Comunale di Caltagirone, riunitosi ieri sera, ha espresso il proprio parere negativo sulla proposta avanzata dalla Regione di estinzione dell'IPAB Casa di Riposo Santa Maria di Gesù di Caltagirone. Hanno detto no in 17, mentre 6 sono stati contrari e 5 gli astenuti. Si sono fronteggiate due tesi, da una parte l'amministrazione comunale e la maggior parte dei consiglieri che hanno ritenuto impossibile per il comune farsi carico del passaggio dell'ente, dei suoi debiti e del suo personale che sarebbe conseguito all'estinzione ed hanno insistito sulla necessità di una forte salvaguardia dei lavoratori, oggi in palesi difficoltà, attraverso il rilancio della struttura. Dall'altra parte un numero consistente di consiglieri di opposizione che nel ritenere plausibile anche il sì all'estinzione hanno stigmatizzato l'assenza da parte della stessa amministrazione di un progetto e di un piano di rifunzionalizzazione precisi da sottoporre alla Regione al di là delle enunciazioni di principio e la mancanza di un'azione efficace per un'effettiva ripresa delle attività che tutelino al meglio i lavoratori. E anche il Consiglio Comunale di Gran Michele si è riunito nella serata di ieri, il 12 novembre, in sessione ordinaria. Durante la stessa seduta è stata presentata ai consiglieri dal primo cittadino il nuovo assessore Calandrà, che ha espresso il programma riguardante le sue deleghe. Diverse sono state le criticità espresse dai diversi consiglieri sulle motivazioni che portano a cambiare lo stesso assessore ogni 6 mesi. Sono seguite poi mozioni e interrogazioni da parte dei consiglieri Barone, Scirè e La Rocca sui temi come spese del comune e tasse sui cittadini. Con voto favorevole poi sono stati approvati tutti i punti presenti all'ordine del giorno, tra i quali variazione all'elenco annuale 2014 delle opere pubbliche, la sospensione delle aste giudiziarie in riferimento alla grave crisi economica ed inoltre 2 mozioni di indirizzo aventi come tema istituzione Osservatorio Sociale Comune di Gran Michele e incontri informativi e formativi sui bandi di finanziamento dell'autoimpiego, entrambi presentati dal consigliere La Rocca. Il punto riguardante il bilancio 2014 è stato rimandato in una seduta il prossimo 24 novembre.
Lunedì 17 novembre comincerà il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel quartiere Semini e negli agglomerati di Via Madonna della Via dal civico 221 al 223 e Balatazze, Via del Nastro Azzurro Castagna e altre strade della zona per complessivi 1.120 utenze. Dalle 8 di lunedì 17 sarà eseguito il primo passaggio di raccolta. Si parte con la frazione organica. I cittadini che hanno già ricevuto il kit potranno riporre il secchiello accanto al portone di casa tra le 6 e le 8 del giorno di ritiro. A seguire sarà la volta della busta per la carta e cartone vetro da posizionare martedì, che sarà svuotata dagli operatori e riconsegnata agli utenti. E così per tutte le altre frazioni, seguendo il calendario settimanale già in distribuzione. L'inizio del nuovo sistema nelle aree in questione è stato preceduto da una campagna di comunicazione che, promossa da Calatambiente SRR e dal Comune, ha visto impegnate una ventina di persone partecipanti ai cantieri di servizio avviati dallo stesso Comune. Contestualmente all'attività di informazione sono stati consegnati ai cittadini i kit per la differenziata. Gli utenti non presenti in casa al momento della distribuzione dei kit possono ritirare autonomamente le buste e il secchiello presentandosi agli uffici appositamente e provvisoriamente realizzati per la distribuzione nel teatro del quartiere Semini, ex Macello, portando con sé la cartolina che troveranno nella cassetta postale. Nelle zone dei quartieri in questione non coperte dal servizio porta a porta, i cittadini possono conferire i rifiuti nei cassonetti, il verde per il vetro e l'alluminio, blu per la carta e il cartone, il giallo per la plastica e il nero per l'indifferenziato. Ricordiamo che c'è sempre il numero verde 800 19 80 88 e il fisso 0933 5 70 28, attivi dal lunedì al venerdì. Dalle 9 alle 14 per segnalazioni e per il ritiro di rifiuti ingombranti. L'orario di conferimento ricordiamo che è sempre dalle 6 alle 8 del mattino. Ovviamente è possibile consultare il calendario anche sul sito del comune. Si è concluso questa sera con un convegno pubblico dedicato all'eredità sturziana. Presso il Salone di rappresentanza del Comune di Caltagirone, lo stage di approfondimento della scuola di leadership cristiana Giovani e Forti per non morire. Sentiamo e vediamo il servizio realizzato da Enzo Nicoletti. Professor Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento dello Spirito a Caltagirone, per parlare dell'eredità sturziana e il coinvolgimento dei cattolici nella leadership in un paese sempre più secolarizzato. E direi anche smarrito, perché le leadership non si inventano. E la fatica che noi adulti abbiamo nei confronti delle nuove generazioni è di non tradire le paternità morali, spirituali, sociali di cui il nostro paese ha bisogno. 41 giovani provenienti da tutta Italia ci dicono che è possibile dare ancora credito alla speranza, che è possibile ripartire da sturzo. Con umiltà, direi, in questo nostro tempo, perché la lezione è alta e severa e ha bisogno di un ascolto profondo. Quello che questi giovani ci hanno testimoniato, una voglia di ripartire dall'esperienza sturziana. Per Sturzo il passato non è solo un'astratta memoria, ma è esperienza. Caltagirone ha ancora questa forza, ispira vita buona, ispira buone prassi. Dobbiamo permettere ai nostri giovani, alle nuove generazioni, di respirare, di toccare con mano queste realtà. L'organizzazione laicale che il Rinnovamento dello Spirito ha realizzato nel territorio del Calatino, in che misura affronta queste emergenze, non solo locali, ma quelle che provengono soprattutto dall'immigrazione, da questo scontro cosiddetto di civiltà? Il tema dell'immigrazione in questa stagione ci sta interessando particolarmente. Il polo di eccellenza Sturzo è stato costruito intorno ad un disagio sociale, quello dei carcerati e degli ex carcerati. Adesso la nostra attenzione si è volta agli immigrati, è un'altra tragedia dei nostri tempi. Sturzo parlava già della piccola Europa, l'Europa mediterranea, l'incontro delle tre religioni monoteiste. Assistiamo purtroppo a scontri, assistiamo a tragedie derivanti da questi scontri. Francesco, Papa Francesco, ci indica il dialogo come metodo, l'amicizia come punto più alto della giustizia e la capacità di vedere in questi giovani, in questi ragazzi, noi ospitiamo soprattutto immigrati, minori, non accompagnati, è il futuro che riguarderà l'Europa del terzo millennio. Don Gianni De Savattieri, vicario della diocesi di Caltagirone, presenta questo convegno che riguarda appunto l'eredità sturziana in un mondo sempre più convulso, in qualche modo anche smarrito, come diceva poco prima Salvatore Martinez. L'eredità sturziana a fronte di questi problemi.
Ma io credo che dell'eredità sturziana si può parlare all'infinito. Credo che la vera eredità sia l'esigenza di parlare con consapevolezza e con ragione delle cose, perché il pericolo più grave che noi corriamo è il pericolo della superficialità. Non abbiamo il tempo di scendere a fondo nelle ragioni delle cose, per cui si vivono le cose in modo superficiale. Una connotazione che riguarda Mario e Luigi Sturzo, in effetti, è questa. Erano uomini di pensiero, erano uomini di cultura, erano uomini di fede, erano uomini che prima di parlare avevano elaborato un pensiero. E allora io direi che il segno grande è questo: da quell'eredità è possibile una lezione di metodo, imparare di nuovo a pensare, altro che pensiero debole. Più debole è il pensiero, più debole è l'azione. Bisogna tornare alle radici del pensare. Il Papa ha denunciato l'attacco che c'è nei confronti dei cristiani in varie parti del mondo. Come dobbiamo reagire noi cristiani di fronte a questa violenza nei nostri confronti? Ma no, noi non dobbiamo reagire, noi dobbiamo prendere atto che, i sogni producono mostri, i sogni sbagliati producono mostri. Cioè, nella cultura dove non si va alla radice delle cose prevalgono le ragioni della contrapposizione e quindi non c'è spazio per lo scambio, per il dialogo, per la comunione, per il rispetto, per lo studio delle situazioni, perché si va direttamente, un po' come si dice, si mettono le mani avanti o le mani addosso, le mani in faccia, e questo non è mai un bel segno dal punto di vista della cultura e dal punto di vista della maturità del nostro tempo. Il nostro tempo non è maturo in questo, anziché elaborare pensiero ha elaborato contrapposizioni ideologiche, questo non è cultura. Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, a questo convegno importante, il suo ruolo, la sua partecipazione, il suo pensiero sull'eredità sturziana. Ma io partirei da questo slogan, che è un pensiero molto profondo di Sturzo, parlando del passato, dell'avvenire e del presente. Effettivamente ciò che noi dovremmo cercare in tutti i modi di trasmettere, soprattutto ai giovani, è il valore assoluto che ha il presente. In che senso però? A partire dal fatto che è proprio nel presente, e se ci si impossessa del presente, che noi possiamo tentare anche di poter dare prospettive nuove ai nostri futuri. L'avvenire, che è chiaramente un futuro che non si può palpare, mentre invece il presente è ciò che noi viviamo quotidianamente, ma è dal presente che bisogna partire per poter avviare un'economia che sia un'economia di comunione, un'economia, come giustamente definisce anche Sturzo, spirituale, nel senso cioè che coinvolga i poveri, i bisognosi, gli emarginati. Oggi chiaramente il problema della disoccupazione è un problema che deve sicuramente toccare noi per ripensare questa economia ad un livello molto più alto. È stato aperto questo pomeriggio presso i locali della parrocchia San Francesco di Paola di Caltagirone il corso base di formazione al volontariato Caritas. L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Caritas diocesana con l'obiettivo di riproporre in diocesi a giovani e adulti l'esperienza dell'anno di volontariato sociale. I prossimi appuntamenti saranno il 20, 27 novembre, il 4 e l'11 dicembre. Ogni incontro avrà inizio alle ore 18. A conclusione delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E adesso diamo uno sguardo agli appuntamenti. Random, guardare il mondo, è il titolo della collettiva di fotografia contemporanea che su iniziativa della Galleria Fotografica Luigi Ghirri con il patrocinio del Comune si svolgerà nello spazio espositivo dell'ex Corte Capitaniale in via Duomo 11 da sabato 15 novembre a domenica 7 dicembre. L'inaugurazione avverrà alle 18:30 di sabato 15. E passiamo all'Icodia, una 2 giorni dedicata alla celebrazione della 64esima giornata nazionale del ringraziamento. Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta
si svolgerà nei giorni 15 e 16. L'iniziativa, promossa dalla parrocchia Santa Margherita in collaborazione con la diocesi di Caltagirone, il comune di Licodì e la sezione cittadina della Confederazione Italiana Agricoltori, si colloca nell'ambito degli eventi in programma in occasione del 275 anniversario della dedicazione della Basilica di Santa Margherita. Previsti un momento pubblico di confronto e di discussione sul messaggio dei vescovi italiani per l'annuale giornata ed un momento liturgico di ringraziamento. E concludiamo con una notizia riguardante la salute pubblica, quindi una notizia riguardante la sanità un po' di tutta l'Italia in questo caso. Ci lavoravano da tempo in tutto il mondo, team di scienziati e ricercatori decisi a mandare in pensione il pesante interferone sostituendolo nel trattamento del virus dell'epatite C con rapide, efficaci e più tollerabili terapie. La novità particolarmente rilevante nella storia della malattia che provoca cirrosi e tumori del fegato arriva da Boston, dove si è appena concluso il congresso per presentare nuove soluzioni. La nuova classe di farmaci interferon free potrebbe in teoria già nei prossimi mesi sostituire le attuali metodiche. Le nuove molecole raggiungono percentuali di efficacia senza precedenti, anche se per esempio, come avviene per il sofosbuvir, capace di vincere il virus in 12 settimane, il prezzo è estremamente elevato. Un ciclo di cura si aggira tra i 60 e i 90 mila euro. Le risposte a questa nuova terapia, è stato spiegato nel congresso di Boston e nelle diverse popolazioni sulla quale è stata testata, raggiungono il 98% senza effetti collaterali. Insomma, Boston, almeno contro i genotipi 1 e 4 dell'epatite C, segna una pietra miliare nella lotta alla patologia che tanto in Europa quanto negli USA è la causa principale di ricorso al trapianto di fegato. L'ok europeo è atteso nella primavera del 2015. In Italia, afferma Antonio Craxi, direttore dell'unità di gastroenterologia ed epatologia dell'Università di Palermo, anche per mancanza di screening è difficile stimare il numero di malati. Il dato certo è non sono meno di 300.000. E con questa notizia termina anche questa sera il giornale. Vi ringrazio sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Restate con noi. Arrivederci.